Londra alle 5 del mattino. Westminster, il lungo Tamigi, i viali. O una camera da letto. Dipende da quello che la sorte ha deciso per noi. Per quelli che non stanno dormendo è un'ora per amare, pregare, odiare, discutere, truffare e a volte persino uccidere. Non posso? Non è poi tanto difficile. È impossibile. Solo 2 minuti del suo tempo, ecco tutto. Ma le ho detto di no, non vuole capire? Ci pensi su. Cambierà idea. Me la dia, per favore. Non sia. Ma quella è una lettera strettamente personale. Se appartiene a lei. Allora vuole darmela. Le consiglio di calmarsi. Andiamo, signori, che succede? Oh, niente di speciale. Ehi, un momento, signore. Dove vuole andare? Io non ho fatto niente. Ragione di più per rimanere. È solo una formalità. Ma mi fornisca il documento. Perché? Perché gliel'ho chiesto. Se non ce l'ha, basta la patente. Grazie, signore. Eric Redman. Stesso domicilio? Sì. Vede, al signore è sfuggita di mano una lettera. Io ci ho messo un piede sopra. E si è seccato perché gliel'ho sciupata. È molto semplice. Grazie, signore. Ora posso andare? Ma certo. E per quanto riguarda me, non vuole vedere i miei documenti? Non è necessario, signore. Fa parte del mio mestiere riconoscere persone famose come Simon Templar. Buongiorno, Charles. Redman ha dimenticato di firmare, signore. Ha trovato quel che cercava? No. Scusi il ritardo. Maggiore Carter, la ringrazio per il biglietto. Non sapevo che le piacesse il tennis. Non lo sopporto. Wimbledon non è più quello. Ho
saputo che ieri sei imbattuto in Eric Redman. Chi? Eric Redman. Alle 5 del mattino sul lungo Tamigi. Come l'ha saputo? Un rapporto di polizia. Lavora al Ministero degli Esteri. Ah, sì? È filato. E cosa? Sparito, con materiale top secret. Ah, e di che genere? Nomi, codici e recapiti degli agenti che operano per noi nella Germania dell'Est. Già, gran brutta storia. 40-30. Dove crede che sia scappato Redman? A Berlino, forse, ma non ne siamo sicuri. Per questo abbiamo bisogno di lei. Un momento. Il numero uno a Berlino Est è un uomo di nome Schwerin. 35 Gorterstrasse. Dovrebbe fare un salto da lui. E perché? Per guardare un po' di foto, identificare Redman, tutto qui. Ma perché ha scelto me? Non ce n'è nemmeno uno degli agenti che abbiamo a Berlino Est che conosca di vista Redman. E lei l'ha visto molto da vicino ieri mattina. Partirà per Berlino col volo delle 15:30. Moglie ti rompe le scatole se vai in birreria con gli amici. No, così non va, tu sei matto. Beh, sai com'è, ci siamo sposati da poco. Vorrebbe che stessi sempre accanto a lei. Sai le donne come sono fatte, le conosci, no? Avevi ragione. Come sempre. Sei sicuro che è l'uomo che hai visto con Redman a Londra? Oh, certamente. Vuole attendere, prego, dirò a Herr Schwerin che lei è qui. Grazie. Ha un appuntamento? Grazie, Fräulein Baum. Mi occupo subito del signor Templar. Ma non ha appuntamento. Ho fissato io l'appuntamento, direttamente. Ma se lei non me lo comunica, io come posso non lavorare? Non serve altro, Fräulein. Grazie. Vuole accomodarsi, signor Templar? Grazie. Non la tratterò a lungo. Lei permette? Così. Bene. Vuole essere così gentile da leggere la prima riga? A, I, lunga, P, T. E la seconda riga? R, F, 9, S. E la terza riga? M, L, 0, 2. Metterei la mano sul fuoco che la Baum è un agente. Ora mi ascolti bene. Crediamo che Redman abbia preso il treno stamattina per Lipsia. Abbiamo un agente addetto al controllo biglietti che ha fotografato tutti gli uomini che corrispondevano alla sua descrizione. Perché Lipsia? Perché è a Lipsia che vive il vecchio padre di Redman. Ma Redman è inglese? No, è nata a Lipsia, unico figlio maschio del professor Rothman. Un importante chimico che ha fatto molte scoperte. Durante la guerra il professore era antinazista. Hitler gli risparmiò la vita solo perché il suo lavoro di chimico era molto importante. Un momento, vorrei rivedere. Questo è Redman? No, non è lui. Prima della guerra, il professore è riuscito a far espatriare il figlio in Inghilterra grazie ad un amico che aveva nel corpo diplomatico. Il ragazzo è cresciuto a Londra. Gli è stato persino cambiato il cognome in Redman, il corrispondente in inglese. Padre e figlio sono sempre rimasti in contatto. Il professore voleva raggiungerlo in Occidente, ma gli hanno sempre negato il permesso di farlo. E ora l'avrà? Io penso di sì. Così Redman gli consegna la lista in cambio del padre. Sì. Eccolo. Ne è sicuro? Non c'è dubbio. Allora sappiamo che è Lipsia e ho l'indirizzo del professore. Ah, bene. Ecco il suo passaporto, un itinerario di fuga, se necessario, e i dettagli della sua copertura. Copertura? Lei lavora per la Warden Smith di Birmingham.
lenti di precisione. Ma che c'entra la copertura? Parli piano. Lei deve partire per Lipsia. Ah, no, amico, io me ne torno a Londra. Il maggiore Carter mi ha chiesto solo di identificare Redman e l'ho fatto. Carter ha detto che lei sarebbe andata a Lipsia. Avrebbe distrutto l'elenco e riportato Redman. Ah, ma davvero? Herr Templar, il mancato ritrovamento dell'elenco significa morte sicura per 81 agenti. Ci sono uomini e donne molto coraggiosi che ora si trovano in grande pericolo. Ho un biglietto per lei per stasera. Sull'espresso Berlino-Lipsia. Spero che non vorrà rifiutarsi. Ok. Mi ha incastrato esattamente come voleva Carter. Mi auguro, Templar, che il suo viaggio sia molto fruttuoso. Grazie. Attenzione. Da questa parte. Attenzione dal binario numero 7. Permesso, signore. Treno espresso Berlino-Lipsia. Signori passeggeri, pregati di salire in vettura. Attenzione, è in partenza dal binario numero 7 il treno espresso per Lipsia. Signori passeggeri, sono pregati di salire. Lo scompartimento è occupato. Mi dispiace, ma questo signore ha prenotato regolarmente un posto. C'è qualche problema. Dovevo occupare questo scompartimento da solo. Anch'io, ma non abbiamo avuto fortuna. Grazie, faccio da me. Grazie a lei, signore. Faccia vedere il suo biglietto. Come dice, è forse il controllore lei? Sono il colonnello Kurt Probst, della sezione speciale della Polizia Popolare di Lipsia. Favorisca biglietto e passaporto, prego. Lei è Neville Franklin Forbes? Esatto. Il suo visto sembrerebbe in ordine. Mi dica qualcos'altro, sa leggere la mano. Non prendiamo i regolamenti alla leggera. E che cosa prendete alla leggera, colonnello? Perché sta andando a Lipsia, signor Forbes? Vado a visitare la famosa fiera campionaria. Le auguro un piacevole soggiorno. Sono convinto che mi divertirò moltissimo. E qual è il nome della sua ditta, signor Forbes? Varden e Smith, Birmingham. Non è possibile. No. Varden e Smith. Lenti ottiche. Esatto. Ma io conosco benissimo questa ditta, signor Forbes. Davvero? Ma sì, prima della guerra la mia famiglia aveva una fabbrica di occhiali a Dresda e da giovane sono stato molto spesso al vostro stabilimento. Ma guarda. Mio padre aveva strettissimi rapporti di affari con Herr Varden, immagino che sia morto, no? Sì. E il dottor Wagner è ancora con voi per caso? Sì, è ancora con noi, certo. I suoi studi in interferometria sono notevoli. Ha trovato delle soluzioni veramente eccezionali, non trova? Sì, sono d'accordo. È riuscito a risolvere il problema con una grande economia di mezzi, ottenendo risultati veramente notevoli. Sì, precisamente. Il vagone ristorante è aperto, signori. Oh, io non mangio mai sui treni, la cucina è pessima. Invece, se lei permette... Suppongo che lì da voi si stia ancora lavorando sulla microfotometria. Sì, oggi non ho pranzato e se permette io vorrei andare... Allora l'accompagno, berrò una birra e vedrò che la trattino bene. No, grazie, non è necessario, non si disturba. No, nessun disturbo. E così potremo... continuare questa appassionante conversazione. Sì, certo. Colonnello. Scusi, ho dimenticato le sigarette. Andrò avanti ad occupare un tavolo per me. Grazie.
Hanno promesso la libertà a mio padre in cambio di quelle informazioni. Hanno mentito fin dall'inizio. Era già morto quando mi hanno avvicinato. Ti prego, Eric, torniamo a casa. È riuscito a farmi fuggire in Inghilterra. E ha dovuto affrontare mille pericoli per farlo. Per questo ho accettato il compromesso. Ormai era diventato vecchio e inutile. Avrei potuto portarlo via per farlo vivere in pace, finalmente. Lui è in pace, ora. L'ho preso senza che nessuno se ne accorgesse. Riuscirò a rimetterlo a posto nello stesso modo. Se tornerai vivo a Londra. Lo farò. Se però se ne fossero già accorti. Già. Beh, è un rischio che devo correre. Certe volte l'elenco non viene consultato per mesi. Eric, ti prego, portami via. Avevo un motivo per stare qui quando lavoravo con tuo padre. Ma ora voglio andarmene. Hai un visto? No. Hai del denaro? Pensavo che tu avresti potuto... Tutto quel che ho è il mio biglietto e meno di 200 marchi. Mi dispiace. Non importa. Troverò il modo. Eric. È Metz. E chi è? È della polizia. Avrei dovuto mettermi in contatto con lui a Berlino, ma volevo prima vedere mio padre. Dovresti nascondere la mia valigia. Ma dove? Dove vuoi, ma nascondila, fa presto. Ci vediamo qui stasera alle 7. Alle 7. Stì attenta. Mi scusi. Fräulein. Le mie scuse per la scortesia del mio collega. Hans, va a cercare un taxi per la signorina. Non è necessario. Sarà un piacere per lui, Fräulein. Taxi! Alla stazione centrale. Mio padre era morto quando mi avete contattato. La morte di suo padre che ci ha dato l'idea. Bugiardi, sporchi bugiardi. La prego, Redman. La morte di suo padre è un fatto naturale, non una tragedia nazionale. Ha l'elenco? Dice che abbiamo infranto le regole del fair play. Com'è diventato inglese? È fedele al marchese di Kisbury, anche quando si tratta di vita o di morte. Dov'è quell'elenco? Io non ce l'ho. È inutile temporeggiare, tanto non la spunterà mai. Non l'ho portato con me. Oh. Cercalo.
state sprecando tempo. Volevo assicurarmi che mio padre stesse bene e volesse sempre venire via con me. Lei mente. A Londra sanno che la lista manca. Io non ci credo. E che manca perché l'ha presa lei. Ormai deve consegnarla a noi. Altrimenti lei rischia di lasciare Lipsia in una bara. E si può morire in modo molto spiacevole. Vivere può essere spiacevole. Stavate uscendo o avete perso qualcosa? Che cosa vuole? Un comune amico di Londra mi ha chiesto di salutargli il professore. Chi siete? Siamo agenti della Polizia Popolare. Ah, ci sono agenti di polizia della Repubblica Democratica Tedesca che non sono molto popolari. Il passaporto, prego. Lei si chiama Forbes? Ah, sa leggere. Betts, guarda! La ragazza dell'atrio. Con la valigia. Chi è? Non lo so. Al tassista ha detto... Sta zitto! Vieni. Tanto per sapere, chi è? Si chiama Anya Lind. Lavorava con mio padre. Ora non più? No. No, mio padre è morto. Ha detto al tassista di portarla alla stazione. Svelto, Fritz. Io l'ho trovato sul lungo fiume l'altra mattina. Tornavo a casa a piedi. Adesso lavora per Carter? Devo distruggere l'elenco e riportarla a Londra. Ci avrei giurato. Può anche opporsi se vuole, ma lei verrà con me. Ho poco da scegliere. Se rimango qui mi uccideranno. Se torno a Londra mi daranno 15 anni. Cosa si aspetta dopo essersi venduto? Un encomio? L'ho fatto per mio padre. Era un uomo vecchio, stanco e logorato. Non sono il suo confessore. Dov'è andata Anya Lins? Lavora alla fiera campionaria di Lipsia. La fiera è molto vasta. Nel padiglione dell'arredamento. È là che ha portato la valigia? Non lo so, l'ho pregata di nasconderla da qualche parte. Grazie. Eccola là. E non ha la valigia. Sarà al deposito bagagli. Dovrà avere lo sconto. Fritz, andiamo. Signorina Lins. Sì, cosa vuole? Sono un amico di Eric Redman. Eric? Signorina Lins, non è il momento di scherzare. Eric Redman le ha dato una valigia. La voglio, dov'è? Non capisco di cosa stia parlando e non conosco nessun Eric Redman. Ha un appuntamento con lui a casa di suo padre alle 7. Non lo saprei se non me lo avesse detto lui. Per favore, mi lasci in pace, ho da lavorare. Senta... Devo trovare la valigia e distruggere la lista che contiene. Poi riportare Redman in Inghilterra. Dov'è? Le ho detto che non ne so nulla. Mi lasci in pace, non posso aiutarla. Io devo la assolutamente... Prego. Se mi vedono parlare con lei mi arrestano.
È in arresto, signorina. Ma perché? Ci vuole seguire per piacere. Non ho fatto niente, glielo giuro. Da quella parte. Vado in atto. Se si verrà after. Ma non capisco. Lei è in arresto. Sono dolente, Herr Forbes, di incontrarla di nuovo in circostanze spiacevoli. Forse desidera spiegare? Io non ho nulla da spiegare. Forse lei saprà spiegare perché, mentre mi stavo occupando dei miei affari, sono stato aggredito dai suoi uomini senza motivo. Come sarebbe aggredito? Mi hanno colpito ripetutamente. Poi sei dei suoi scimmioni ammaestrati mi hanno tratto in arresto. Sei? Wir waren zu drei, Roberts. Dillo in inglese. Eravamo soltanto in tre, signor colonnello. Erano in sei. Tre in uniforme e tre in borghese. Non abbiamo agenti in borghese alla fiera, ci sono solo agenti in uniforme. Lei era là, li ha visti. È vero, colonnello. Tre civili hanno assalito quest'uomo. E questi individui, questi civili, sa descriverli? Posso fare molto di più. So come si chiama uno di loro, Matt. Matt. Portatemi l'incartamento su Rudolf Matt. Se è l'individuo che credo, è un noto, come dite voi inglesi, volgare truffatore. Un imbroglione, lo teniamo d'occhio da molto tempo. Finora non siamo mai riusciti ad arrestarlo. Ma ora con il suo aiuto forse il successo ci arriverà. È questo l'uomo? Sì. Credo che lo prenderemo prima di stasera. Sappiamo dove trovarlo. Sarebbe utile la sua testimonianza? Ci può contare. Mi dispiace che il suo soggiorno a Lipsia sia stato turbato. Ci voglia perdonare. Allora posso andare? Naturalmente. Spero che si goda il resto del suo soggiorno. Grazie. Ah, il mio passaporto. Sarà meglio che lo custodiamo noi. Lo ritirerà il giorno della sua partenza. Cosa ne pensa del nostro Air Force? Non saprei. Io sì. Sta mentendo. Voglio un rapporto su ogni suo movimento. Where's Anya? I thought you was here. Oh, she's 20 minutes late. Something must have happened. You're so right. What do you mean? Your friend Metz. A phony. Phony? No more people's police than you are. But he contacted me in London. He arranged everything, my father, in exchange for the file. A competence trickster. It was a setup. Oh, for what reason? Some private deal of his own. I should imagine that Colonel Props has him right now. They'll work him over a little. And he'll talk. Sì, va bene. Vi dirò tutto, sì. Lasciatelo stare. L'ho pensata io l'operazione. La prego, posso bere un po' di caffè? Continui. Il mese scorso è morto il padre di Redman, quindi mi recai a Londra. Perché? Per persuaderlo a lavorare per me. Vede, io conoscevo l'esistenza di quella lista. E cosa conteneva? I nomi. I recapiti degli agenti operanti nella rete di spionaggio inglese qui nella Germania dell'Est. Che lei intendeva vendere, naturalmente. Continui. Ho finto di essere un poliziotto della Volkspolizei, sezione di sicurezza.
Avevo promesso a Redman il rilascio di suo padre. Dopo che lui era già morto? Sì. Congratulazioni. Redman acconsentì a portare l'elenco all'Ipsia. E l'ha fatto? Ho motivo di crederlo, ma per la verità io non l'ho visto. Dov'è l'elenco? Dove si trova quell'elenco? Io non lo so. Andiamo. Non hai a che fare con un dilettante, compagno. Ecco, te lo chiedo di nuovo. Dov'è la lista? Io credo che sia in una valigia a deposito bagagli della stazione centrale. Si rende conto dell'immensa importanza di questa lista? Certamente. Lo smantellamento della rete di spionaggio inglese. Tu conosci quest'uomo? Sì, credo che sia un agente segreto inglese. Io sono certo che lo è. Avvertiamo la polizia ferroviaria? No. Ci vada lei, dirigerà le operazioni. La raggiungo fra 20 minuti. Molto bene. Anya, a quanto ti ho aspettato? È molto tardi, lo so. Dov'è la lista? Anya, dove l'ho lasciata? Io non glielo dirò. Anya, dov'è l'elenco? Io non glielo dirò, a meno che... A meno che? La prego di portarmi con lei. Non voglio più vivere qui. Poteva dirmelo subito. Vuol dire che mi porterà con lei? Dove ha lasciato la lista? Nella valigia che ho lasciato al deposito della stazione. Me la descriva. È marrone, ci sono le mie iniziali e c'è dello spago intorno ai manici. Ho capito. Eric, sono stata vista. Da chi? Da Metz, l'uomo che ha cercato di arrestarmi. Avrà parlato. E la stazione sarà piena di polizia. C'è un'altra uscita? Attenzione! Allora apriremo ogni collo che è stato depositato. Come vuole. Aspettiamo mezz'ora.
Signor Forbes, tenga le mani in alto. Le faccio i miei complimenti. È stato un puro caso se si è tradito. Metz ha parlato? All'infinito, vedremo. Presto, l'inglese è scappato. Presto, rincorretelo. Halt! Omaggio della polizia. Ecco, fate un po' di luce. Possiamo passare per Arz. Sai il numero della targa? PL1A. Pagherai la tua incompetenza. Allarme a tutte le auto. È stata appena rubata una berlina nera appartenente alla polizia. Numero di targa PL1A. Sparate a vista agli occupanti. Stanno inseguendo? No. Ah, per ora. Ma non durerà, purtroppo. Auto della polizia recante targa PL1A è transitata sulla Montestrasa alle ore 22. Si dirigono verso Arz. Auto della polizia, sergente? Sì, maggiore. Se è stata vista sulla strada per Ars, perché non è stata fermata? Non ne eravamo informati, colonnello. Date l'allarme al posto di confine di Ars. Maggiore. Cosa c'è? Un incidente. Sollevate la signora, maggiore. Eric, le armi. Io non so chi siete, ma non la farete franca di sicuro. Maggiore, cercheremo di non gettare discredito sull'esercito. Ci siamo. Tra poco. C'è ancora il posto di frontiera di Arz. Ma cos'è questo? Ah. How very friendly of them. They can't be more than 15 minutes ahead. Siamo in vista del confine. Bene. Sarà meglio abbandonare la strada. Qui. Andate da quella parte e riparatevi dietro i cespugli. Al confine aspettate il mio segnale. Thank you.
Guarda. Cosa succede? Che sta facendo? Tenente, immagino che siate stati informati che due spie inglesi in compagnia di una donna stanno tentando di attraversare il confine. Sì, maggiore. Sono entrambi armati, ma devono essere catturati vivi. Non dovete assolutamente sparare su di loro. Ha capito, tenente? Sì, maggiore. Bene. Mi scusi, maggiore. Sono il tenente Schmidt. Sì? Sì? Chiami il comando a Lipsia e gli dica che sono qui. Torna al tuo posto. Sono passati per Isle ben un'ora fa. State in guardia. Questi uomini sono pericolosi. Se ci prendono, ci uccideranno. Giù, correte, presto! Idiota, deficiente, cretino! Devono essere ancora qui. Sparpagliatevi, cercateli! Sì, colonnello. Dovete spararvi a vista. Qui non c'è nessuno. Indietro. Andiamo.
Alzi! Li abbiamo avvistati! Quando saremo dall'altra parte non potranno toccarci. Di corsa. Vediamola. No, per me è finita. Siamo salvi, abbiamo passato il confine. No, è troppo tardi, Tepla. La caccia all'elenco è finita.